Dopo l'incontro con il capo dello Stato Giorgio Napolitano, durante il quale il Presidente della Repubblica espresse il proprio sostegno e dopo l'approvazione di Comune, Provincia e Regione di un ordine del giorno per proporre Napoli come sede dell'Assemblea parlamentare Africa Caribbean Pacifico Unione Europea, oggi a Castel dell'Ovo, che si auspica possa essere anche la sede dell'Assemblea parlamentare stessa, si è svolta la conferenza stampa per presentare ufficialmente l'iniziativa. All'incontro erano presenti Andrea Ronchi, Ministro delle Politiche Europee, Rosa Russo Iervolino, sindaco di Napoli, Enzo Rivellini, eurodeputato. Siamo qui per proseguire questo cammino, per portare questa importantissima iniziativa da Bruxelles a Napoli, perché così vogliamo tracciare un percorso di come concretamente si fa la politica per il sud e la politica del meridione. Non chiacchiere, non demagogia, iniziative concrete per accorciare il gap nord-sud, ma soprattutto per porre la questione meridionale con i fatti concreti. Che questa è una location straordinaria, non credo che nessuna città del mondo, me lo conferma l'amico Francesco che ha visitato oggi con me Castel dell'Ovo, nessuna location al mondo sia più bella e più storica di Castel dell'Ovo. È la sede naturale perché Napoli è la cerniera fra paesi produttori di prodotti e paesi produttori di idee, fra mondi diversi, fra culture diverse, è una città multietnica, è la capitale del Mediterraneo, dobbiamo assolutamente impegnarci per dare questa location alla sede ACP.